l'olio per un amplificatore. Sì, esatto. Diciamo, con un batterista così sensibile e delicato, è chiaro che diventa difficile non avere un amplificatore. Ti ricordi, Vito, quei periodi in cui entravi in sala prove e uscivi sordo, praticamente? Sì, esatto. Succede anche a voi la stessa cosa. No, è la stessa cosa, diciamo, di tanti anni fa. Benissimo. Le tradizioni non cambiano, anche perché certo c'erano già all'epoca i batteristi con questi piatti, con questa voglia, con questa energia. Bene, questo qua, diciamo, era un altro brano sempre di vostra, diciamo, anche voi nella composizione siete, diciamo, la fate più mani, siete comunisti anche voi, quindi vi mettete lì, chi parte con il riff, chi fa quella cosa e viene fuori qualcosa, ed è così che stanno nascendo, diciamo, questi cinque brani che poi vedranno la luce in un EP. A questo punto direi che è quasi automatico. Il prossimo come si chiama? Dogs. E sarebbe i cani, praticamente. Vabbè, sì, sono, diciamo, loro. Sono i loro, no, pensavo i cani a casa che avevano tutti quanti gli animali, invece no, va bene. Dogs Ate for an Amplifier qui a Salotto di Mau. We'll be right back.
Oh. Eight for an amplifier. Senti, avresti voglia di presentare tutti i componenti del gruppo? Stasera abbiamo almeno una, diciamo. Alla batteria Alessandro. Detto il delicato. Al basso Davide. Alla chitarra Samuele. E alla chitarra Francesco. E alla voce Alessia. Allora, Alessia, adesso che possiamo, com'è che avete cominciato? Come vi siete formati? La classica domanda, vi siete conosciuti nella fermata dell'autobus? No. Beh, eravamo tutti nel giro di conoscenze di Alessandro, tutti quanti volevamo entrare appunto in una band e lui ha messo insieme i componenti. Ah, quindi Alessandro il fulcro, con molta delicatezza, e lui l'aggrega con molta delicatezza come il suo solito, perché sembra tranquillo, ma guarda che bravo, pam, ti dà uno schiaffo così. Ho capito, siete stati colti di sorpresa, quindi come me dai suoi crash, perché infatti mi chiedeva se potevo usare due o tre crash, adesso ho capito perché quello è una questione di volume. Va bene, allora adesso quindi continuiamo con l'esplorazione. Avete ancora un brano, ancora un paio? No, ancora uno, perché poi quello prossimo. Io voglio solo interrompere un attimo, perché prego. Voglio fare gli auguri di buon compleanno a un amico, Marco, che fra voi. Come no? Compie 69 anni, quindi fategli gli auguri. Ma invece, diciamo, voi più o meno con che, diciamo, media bazzicate? Che età media avete? 20, 18. Me lo chiedeva Vito, perché appunto. Quasi. Vabbè. Tre volte. No, perché parlavamo del fatto che. Fa piacere comunque vedere che siano dei giovani, dei ragazzi giovani che abbiano voglia ancora di suonare, trovarsi in sala prove, provare i pezzi, eccetera, e non stare sempre davanti a smartphone, eccetera. No, infatti non era una domanda, come dire, eravamo positivamente sorpresi, diciamo, noi dell'ansia regime. Noi detto. Allora ragazzi, io utilizzerei questo vostro ultimo brano come sigla del salotto, chiaramente io ringrazierei gli altri artisti che sono passati questa sera, ovvero i Casa Caos, i Lost Season, i Poveri Illusi, grandissimi, alla parte tecnica Sergio Olivato, Danilo Samai, Daniela Trebi per Corto. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, mi raccomando un po' prima, perché sarà la prima che faremo, diciamo, in estivo, quindi come dire, siete tutti quanti invitati e potremo anche sfumazzare, perché saremo all'aperto, lo dico per quelli purtroppo così fumanti. Signore e signori, l'ultimo brano chiudiamo con una grande energia, com'è che si chiama, come lo sono già dimenticato? Anymore, è chiaro. Anymore, signore e signori, 8 for an amplifier. Words. I'm not a common thing. I'm running down a
say anymore. Goes away and nothing ever seems to change. We hope.